Allora come funziona? E niente, va, ti piace una, gli metti un like. Cioè, basta un cuoricino e li mettete insieme. Stasera esco qui. Ah, sì? Sì. E come? Com'è? In che senso? Nel senso... Sono foto di spalle. Cioè, mi sai, ma anche com'è fatta? Ma non tu, è facile però... essere uomini oggi. Angelo, inizio da te. Ciao. Cioè, c'è molto questo tema del... la persona giusta al momento sbagliato, la persona sbagliata al momento giusto. E ti volevo chiedere tu che cosa ne pensi di questo concetto del tempismo in amore e se ti sei mai ritrovato in questa situazione. Il tempismo è importante, ma è un qualcosa che non si può controllare. Quindi, non so, io credo molto in un il caso non esiste, no? Tutto avviene quando deve accadere. Se un qualcosa non accade, magari te la prendi col mondo, te la prendi col tempismo, con le dinamiche, ma magari semplicemente non doveva accadere. Quindi... non so, è più che altro aprirsi a quello che succede, che può succedere, capire in quale momento si è per essere sempre propedeutico per quello che può venire dopo. Cristina, invece io a te volevo chiedere dell'amicizia tra Ines e Matilda, che mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro mi ha ricordato molto della mia migliore amica che ho conosciuto quando avevo 12 anni. Volevo chiederti se a te interpretare questo ruolo e questa amicizia ha ricordato qualcosa della tua vita privata e che ruolo ha l'amicizia femminile nella tua vita. Ma guarda, bella, mi piace perché io sono innamoratissima delle mie amiche donne. Ho la mia migliore amica che per me è come una sorella. Noi ci siamo conosciute che io avevo 6 anni e da 6 anni fino ai 19 stavamo sedute sempre allo stesso banco. È una delle persone più importanti della mia vita e tutte le persone, le mie amiche donne, sono persone che io adoro, che stimo e che mi supportano e che supporto. Quindi credo che sia per una donna o per un uomo, cioè è generico questo, ma che l'amicizia vera, che sia tra uomo e donna, che tra donna e donna, tra uomo e uomo, sia fondamentale per la crescita di una persona. Se trovi una persona sincera, leale, onesta, è fondamentale. C'ho buona sensazione, come se ti conoscessi già. Sono uscito con una persona, ma quella persona non era quella persona, era un'altra persona. Hai mangiato? Nella serie c'è questo concetto della capsula del tempo e volevo chiedervi se avete pensato cosa vi piacerebbe mettere o che messaggio mandare o che mandare in un'ipotetica capsula del tempo, a parte che io ho bisogno di quell'app, spero che la facciamo. Ma a questo punto io ci metterei generazione 56K. Io penso che la nostra generazione possa essere tra le ultime testimoni di un mondo lontanissimo ma vicinissimo, però per quanto è cambiato tutto sembrano passati millenni, in realtà sono passati 20 anni, quindi ci metterei una testimonianza, perché credo che più si andrà avanti più si vedrà agli anni 90 come un qualcosa di quasi mai esistito. Invece ecco, bisogna ricordarsi che un tempo questi non esistevano. Io forse la lettera la scriverei a me stessa, non la scriverei a un'altra persona. Mi piacerebbe scrivere una lettera a me, alla me tra 50 anni e tra 50 anni rileggerla. E vedere e fare un po' il punto della situazione, vedere cosa è successo. Nella serie vediamo i flashback che loro sono preadolescenti, comunque questo momento molto speciale della vita in generale. E poi, non lo so, io personalmente sono coetanea dei protagonisti, quindi quel periodo del fine anni 90 me lo sono ricordato bene. Volevo chiedervi se voi avete rivissuto qualche episodio particolare di quel periodo della vostra vita, quindi delle medie, oppure se vi è venuta anche voglia di risentire, di ricontattare qualcuno che fa parte di quel periodo della vostra vita che però non sentite da tanto. No, ricontattare qualcuno io no. Beh. Sì, è proprio acidissima. No. Via. No, però che ha portato un po' di nostalgia. Sì, ma perché ti riconosci magari in delle cose. Io racconto sempre della cassetta. Ormai un cult. Ormai. Sì, un cult. No, che io anche, per esempio, non con i porno, ma con i video di MTV, mi mettevo con mia sorella a registrare le canzoni che mi piacevano.
quindi passavamo i pomeriggi ad aspettare che passassero il video musicale che adoravamo per registrarlo. Però tu? A me rivedere le situazioni in bici tra amici nel rione, nel quartiere, no? E mi ha subito riproiettato a quando facevo le medie, le elementari, perché era sempre, io da fine maggio fino a inizio settembre stava sempre fuori con le ginocchia sbucciate tutto il tempo a giocare a calcio, a nascondino, qualsiasi gioco, quindi in questo è stato molto nostalgico, però ancora i bambini giocano, quindi l'estate è ancora viva, è una nostalgia, sì, proprio di ovviamente crescere. Angelo non esce più a giocare a pallone. Non esco più a giocare a nascondino, ma dovrei farlo in realtà, potrei ancora farlo. Avevo 12 anni, ero piccolissimo. Noi siamo sempre andati fuori tempo, ma ti... Daniel... Ma veramente vuoi far passare altri 20 anni? Ma che pensi che è un film? Aiuto, aiuto! Sandro sta morendo. Ma perché agiamo lì sei in vita? Ma perché agiamo lì sei in vita? Ma fate a turno. Facciamo a turno.